Se ci domandassimo in cosa consiste la storia dell'umanità, vedremmo un fluire di riflessi tra luci e ombre, tra lotte di potere e paci temporanee, tra grandi geni e grandi generali. Un alternarsi ciclico tra scoperte, bellezza e distruzioni. Ma è tutto qui? Se si guarda bene, oltre la superficie, nascosta tra le trame di questa storia di uomini, ne corre parallelamente un'altra, la storia delle donne, che portando anch'esse il peso del mondo attraverso i secoli, hanno condotto la loro esistenza con instancabile coraggio, per ristabilire quegli equilibri compromessi chissà quando e chissà perché. E sebbene sia stato impedito alle donne, per molti secoli, di potersi esprimere liberamente o di avere accesso al sapere, sebbene ne sia stata ostacolata l'espressione, velatamente o palesemente, nonostante tutto questo, alcune di esse sono diventate storia. Ma quando? Quando la vita di una donna diventa storia? Credo che il punto comune a tutte si trovi disperso nelle pieghe del quotidiano, in un momento qualsiasi di un giorno come tanti. Un anonimo giorno reso speciale però dalla scelta compiuta in quella dimensione interiore e segreta del cuore e della mente in cui non si rinuncia ad autoaffermare i propri intenti e a riconoscersi come creatura completa. È incredibile pensare che il merito delle donne risieda prima di tutto nella scelta di non rinnegare se stesse, al di là di quello che la società concede loro di essere in quel momento. Ma la libertà di esprimere se stessi non dovrebbe essere concessa a chiunque? È incredibile. Incredibile la differenza con gli uomini, che invece passano alla storia per le loro imprese eroiche o per le loro scoperte, avendo già nello stato di nascita il permesso indiscusso di esprimersi pienamente. Ed infine è incredibile che alcune donne passino alla storia semplicemente perché hanno scelto di intraprendere un cammino diverso da quello prestabilito, sapendo vedere se stesse come parte integrante e attiva di un tutto. Sembra una cosa da niente, ma se ci immedesimassimo per un istante nel mondo di ieri, ancor più carico di limitazioni e obblighi, riusciremmo ad assaporare pienamente la forza e il coraggio di queste donne. E ogni tanto sarebbe doveroso ringraziare, anche solo con un pensiero, queste voci singole che si sono levate per affermare che la libertà di essere se stessi è diritto innegabile d'esistenza. Non è necessario andare tanto lontano, come d'abitudine tutta italiana, e non c'è bisogno di spostarsi da questa meravigliosa terra che è il Veneto per trovare grandi esempi di donne comuni che per le scelte compiute sono entrate a far parte della storia. Sian nostri figli le cose create dal divin nostro peregrino ingegno. I figli miei sono le opere creative della mia mente, recitava Maddalena Campiglia, che scelse di dedicarsi completamente a ciò che amava fare, andando contro a tutte le convenzioni del suo XVI secolo. Un esempio tra tante, quello della Campiglia, che ci dimostra che una nuova via è possibile. È stata possibile ieri e ancor più lo è oggi. E per chi vuole alzare lo sguardo, lei è ancora qui a ricordarcelo. Non si può comprendere il presente senza conoscere il passato. Il nostro compito di donne moderne, dunque, non è solo quello di progettare il futuro, ma anche di saper apprezzare la storia di ieri e di prenderne ispirazione. Il futuro non è niente altro che la concretizzazione dei pensieri, dei sogni e delle immaginazioni di oggi, di ciascuna donna e di ciascun uomo su questo pianeta.
E se abbiamo ciò che abbiamo e godiamo di quelle libertà che ormai diamo troppo spesso per scontate, beh, sapete a chi lo dobbiamo? Lo dobbiamo a quei momenti in cui una donna ha scelto di non rinunciare. Libero cor nel mio petto soggiorna, non servo alcun né d'altri son che mia, scriveva Modesta dal Pozzo. E non lo scrisse ieri, ma nel 500. Che coraggio, che audacia! E quindi grazie, grazie a tutte quelle artiste, politiche, letterate, intellettuali, scienziate che hanno scelto di professare nuove idee e mostrarci un nuovo cammino. Grazie! Grazie a Lucrezia Marinelli, Barbara Strozzi, Artemisia Gentileschi, Veronica Franco, Vittoria Bergalli, Lucrezia Cornaro Piscopia, Rosalba Carriera, Antonia Bembo, Vittoria Aganor, Alda Merini, Elisa De Muri, Elisabetta Caminer, Paola Drigo, Eleonora Duse, Franca Viola, Margherita Sarfatti, Maria Montessori, Tina Merlin, Rosa e Carolina Gazzi, Arpalice Cumanpertile, Rita Levi Montalcini e Sibilla Leramo. E grazie, ancora grazie alle centinaia di altre donne a cui la vita ha offerto una scelta e loro hanno scelto senza tirarsi indietro e senza paura. Sornano il ciel le stelle, ornano le donne il mondo. Com'è la storia della terra, così, così è la storia delle donne. Essa si fonda strato su quegli attimi in cui è stata compiuta una scelta. La scelta di guardare oltre, erigendo così monumenti d'esempio per i posteri e permettendoci di continuare questo cammino che conduce alla pace, al rispetto e all'equilibrio delle parti, compromesso chissà quando e chissà perché. Sono le piccole e silenziose scelte di ogni giorno a creare nuovi ponti con il futuro, nuove direzioni e nuove svolte per le generazioni che verranno. Abbiamo sempre mille occasioni di dare vita alla società che ci piace e dunque la strada è chiara. Non aspettarti soluzioni calate dall'alto, non aspettarti che il tuo vicino o la tua vicina facciano quello che non sei disposto a fare tu, non attendere chi possa creare un futuro al posto tuo, mettiti in gioco, reagisci, immagina, agisci. Non aspettarti la legge perfetta, incarna tu stessa la giustizia che vorresti vedere attorno a te e rispetta prima te stessa. E quando sei in una situazione lontana dalla correttezza, non accettarla. Di fronte alle scelte che ancora oggi dobbiamo sostenere per preservare i nostri spazi o esprimere le nostre personalità, tu donna, cosa sceglierai? Come contribuirai al futuro? Piegherai ancora la testa di fronte a un salario iniquo? Ti caricherai ancora da sola di tutto il peso della famiglia? Accetterai ancora frasi e condotte atte a strumentalizzare il tuo corpo o la tua persona? Inseguirai ancora gli stereotipi estetici e caratteriali imposti da un vecchio sistema di pensiero patriarcale pur di essere accettata? Donna, non pensare di essere fuori dai giochi, di non avere un ruolo. Il futuro si crea con le scelte di ogni giorno che donne, semplicemente donne, compiono. È facile, fermati, respira, lasciati ispirare. Immagina un mondo libero e alza gli occhi, su, sempre più su, e inizia a guardare verso l'orizzonte delle infinite possibilità. Non avere paura e cambia la tua prospettiva e quindi, qualsiasi ruolo tu ricopra... Regista. Imprenditrice in editoria. Manager. Infermiera. Insegnante di scuola primaria. Nonna. Tributarista. Avvocato. Studentessa di canto. Tecnico del restauro. Barista. Matematica. Credit specialist e mamma. Consulente finanziaria. Mi occupo di comunicazione, sono una copy. Artista. Domanda al tuo cuore quali sono i tuoi desideri. Perché siamo noi il cambiamento. Sì, noi donne di oggi.
come la pioggia fa con il marmo. Modelleremo un mondo nuovo tutti insieme. Tutte insieme. Al di là degli stereotipi con cui ancora veniamo cresciute. Anche delle stesse donne. Permetti alla tua essenza di concretizzarsi in opere. Azioni. Fatti. Comportamenti. Parole libere. Sogni. Che rispecchiano chi sei tu davvero. Ma chi sei tu davvero? Non come devi essere o come vogliono che tu sia. O come ci fanno credere che noi dovremmo essere. E ci crediamo troppe volte. Ancora? Scegli. Dopo passo si arriva lontano, la strada in salita, si sa, non è facile abbandonare certe forme pensiero radicate profondamente, anche nella nostra stessa mente di donne. Ma con le nostre scelte quotidiane, con la consapevolezza che ci siamo dentro fino al collo, tutte, goccia dopo goccia, contribuiremo alla creazione del futuro, quello dove potremo sederci e ammirare con soddisfazione quanto abbiamo saputo costruire insieme e godere finalmente del risultato dei nuovi equilibri in ogni ambito della società. Quindi, in questo 8 marzo, assieme alle mimose, regaliamoci un pensiero nuovo di noi stessi, uomini e donne. Creiamo un nuovo gesto etico, un atteggiamento mentale consapevole sul senso della scelta, un senso da rinnovare nella quotidianità di ogni giorno. Donne, guardiamo avanti senza perdere la nostra identità per conquistare una accanto all'altra un futuro di nuove libertà. E se in questa società in cammino, il prossimo 8 marzo vedremo fiorire attorno a noi più rispetto, nuove collaborazioni e pari opportunità, sarà anche grazie alle tue scelte silenziose di oggi. Perché la storia siamo noi, il futuro dipende da noi, adesso. Io che sono una foglia d'argento, nata da un albero abbattuto già, e che vorrebbe sfidare il vento, ma che non ce la fa. Che brutta fatica, cadere qualche metro in là, dalla mia sventura, dalla mia paura.